oggi è l'ultima lezione studio che ci vediamo e per me è anche l'ultima lezione dopo 22 anni di corso del tecnico delle costruzioni, quindi penso che sono più felice io di voi. L'anno prossimo farò solo conti e grandi strutture, l'ultima magistrale di futuristica, il massimo a cui potevo ambire. Quando ero alle superiori, ero un pessimo studente, non volevo neanche studiare, mio papà mi ha costretto dopo un sacco di litigate a fare le geometri. Vinte le geometri, altre litigate perché volevo fare il camionista, e ora patente C, volevo fare il camionista, altre litigate con mio papà, no, da Bolzano sono stato costretto ad andare a Milano a Politecnico. Sono andato perché la mia ragazza di allora faceva la cattolica, quindi decido di andare a cattolica, vado anche a Milano. Poi come siamo liberi? La mia tradizione, arriviamo giù, dopo un mese la ragazza mi lascia. Anche avevo già affittato per tutto l'anno per i miei compagni di scuola a casa a Milano. E lì a Milano non è che c'era molto da fare, non conoscevo nessuno verso l'altro, non sono messo a studiare. Anche per lenire il dolore della cosa. Dopo, per caso, durante tra il terzo e quarto anno della Politecnica, ho morto mio papà, quindi la mia vita è cambiata. Comunque mi sono laureato in 5 anni regolari, con 97 su 100, a Milano non c'è più. Quindi non ho fatto una piega di tutto quello che mi è successo. Poi sono partito un anno di mattina, poi sono tornato, dopo per coincidenza, ho cominciato il dottorato, ho fatto il ricercatore. Poi, dopo 11 anni solamente, sono diventato ordinario. Questo è per dirvi anche le coincidenze della vita. Questo è anche per dirvi che non bisogna scoraggiarsi se viene bocciato l'esame. Chiaro? Poi anche un'altra cosa che va pensata, anche questa. Finita il liceo, ricomincia il campionato. Finito il triennale, ricomincia un altro campionato, così via. Quindi non è detto, non c'è una correlazione tra il campionato prima e il campionato dopo. No? Quello che conta è dopo nel tempo lungo quello che uno impara, la tranquillità, la serenità con cui affronta le varie sfide. Io questa settimana ho fatto due esami. Uno sul collaudatore della mia struttura, lunga 150 metri, un tanto grande però difficile concettualmente. E poi un altro esame sul monitoraggio di ponti e così via. Quindi anche lì ero sotto esame. Gli esami voi li avrete tutta la vita, quindi è una fregnaccia quando mi venite a dire l'ultimo esame. Vuol dire solo che siete dei bambini. Chiaro, io odio comportamenti infantili perché sono fuori loro, ormai siamo tutti grandi, io dico vecchio, voi dovete essere nel ruolo perché avete più di 20 anni, non avete nessuno, siete uomini, donne, potete essere papà, mamma, dovete fare, se volete fare ingegnere dovete essere a modo. Non bisogna esattamente scoraggiarsi, è una cosa importante. Non bisogna neanche esaltarsi se ti dicono che sei bellissimo, bravissimo, perché statisticamente non si è né stupidi né degli altri. Ma quindi anche, per esempio, quando ci si casa, 130 lodi, 110 lodi alla laurea, prendetela come equilibrio, perché non vuol dire niente, è stata anche fortuna. E poi non c'è correlazione tra il voto di laurea e quanto fuori valete come ingegnere. Non c'è correlazione, la mia esperienza. Quindi pensate alle cose serie, quello che avete dentro, andare a imparare, crescere sempre, comportarvi a modo. Il tema, i corsi di tecnica in costruzioni, qui può entrare qualsiasi mio collega, il corso di tecnica in costruzione è più importante di tutta l'ingegneria civile. Punto. Perché quella dove imparate l'assunzione di responsabilità, voi decidete, alla sinistra, alla destra, di assumete la responsabilità.
altri corsi non lo fanno. Hanno magari delle teorie bellissime, no? Delle teorie fantastiche, soltanto sanno che non avranno mai da firmare una cosa, non prenderanno mai la responsabilità. Quindi non verrà mai un giudice, un magistrato a chiedere perché avete fatto così o quella. Quindi sono tutti giochi, se volete, anche dei fili. Se voi invece firmate per una posizione, il gioco è duro. Quindi io mi aspetto durante l'esame, voi sappiate anche comportarvi in maniera adeguata, equilibrata, ragionevole. Sappiate anche sostenere con ragionevolezza le vostre soluzioni. Poi se avete sbagliato un numero, una cosa così, e ve ne accorgete, va bene lo stesso. D'accordo? Perché vuol dire che voi sapete anche emendare, superare i vostri errori. Come farete fuori la professione? No? E invece voi come i bambini continuate a dire no, 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 così, così, così. L'avevo detto io, ecco come è finita. Perché è giusto che sia così, no? Voi leggete i giornali, tutti i crolli che ci sono stati, le persone che sono sotto. Pensate se fosse stato uno dei vostri amici, vostra sorella, così via. Cosa avreste fatto? Avreste accettato? Chiesto scusa. Basta chiedere scusa? No. Bene, quindi anche nell'esame, una cosa importante, quando faremo l'orale, a seconda di come voi vi sedete, anche della tranquillità che voi, con cui voi esponete il vostro scritto, dite, quando io faccio una cosa, faccio una domanda, è giusto questo? Come è arrivato qui? Voi non dovete partire la tangente subito, strabuzzare gli occhi, no, professore, ho fatto così, 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 punto. Già che ci siamo, quando voi fate lo scritto, scritto dura tanto, almeno 4 ore, poi consegnate, il giorno dopo, o il giorno successivo ci vediamo per l'orale, secondo di quanti siete. Io non correggo prima lo scritto, lo scritto l'apro davanti a voi. Se voi durante la notte pensate che lo scritto non sia andato bene, nessun problema, il giorno dopo venite, quindi questo riguarda, se ripensate, lo scritto, le fregnate. Va bene? Allora, prima faccio gli orari, dopo comunque se volete, apro il vostro scritto, come se fosse un ricevimento, guardo con voi le cose, le ho sbagliate. Chiaro? Io sono prima di tutto un ingegnere, quindi non ho cose bellissime da fare, le mie strutture bellissime da fare, quindi non sto a tormentarvi ore e ore di orare a vedere questo, quell'altro, quest'altro. Voi come vi sedete, già come vi sedete dopo 30 anni e parte di insegnamento, so già che tipo siete, che pesce siete. Ogni tanto sbaglio, quindi sono contento di imparare cose nuove, però così, inutile studiare, tenere ore a parlare. Bene? Alle volte vi tengo un po' di più quasi per darvi quello che avete studiato tanto, per darvi la soddisfazione di farvi vedere quello che avete studiato. Però il mio giudizio è un colpo di katana, quindi non è che ci siano altre cose. Quando vi sedete, potete anche cercare la cosa più importante, anche di essere proprio equilibrati, tranquilli, sereni nel sostenere la vostra prova. D'accordo? Non ci sono giustificazioni, posso magari comprendere, ma non ci sono giustificazioni per emozioni, mal di testa, altre cose così. Perché nella vita fuori avete sempre la riunione più importante con il mal di testa. No? Quindi questa è una cosa che dovete superare. Se l'esame non va bene, se siete presenti in un cerchio in tutte le maniere, se è possibile di farvi passare. Dopo sul voto posso essere più o meno incerto, quindi devo essere certo che voi siate maturi, diventare maturi. Ma poi il voto, in genere io vi do sempre, cerco di dare uno o due voti in più, in modo tale che meglio il passaggio per eccesso rispetto a sbagliare per difetto. Però se non sono convinto che sia utile per diventare ingegneri, non c'è verso. Va bene, perché sennò vi farei del male. Io devo essere assolutamente sicuro che voi siate dopo abili, capaci, che troviate gratifica, anche economica, che guadagnate soldi perché siete bravi. Bene, altrimenti è tutto farlocco. Se l'esame non va, evidentemente non ero giusto. No?
e quindi bisogna accettarlo con umiltà e si rifà così. Io vi ho raccontato già che sono stato mandato via dal professore di scienze e nutrizioni importanti in Italia, così dopo sono diventato assistente. No? Vedete anche come il percorso è strano, no? E dopo questo professore che mi ha mandato via, dopo comunque mi ha preso come assistente. Quindi anche vuol dire che soltanto in quel momento lì non ero poco. Dopo evidentemente ho dimostrato di aver imparato la lezione, ho imparato. Tecnica di costruzione è anche centrale in ingegneria civile perché tutto quello che noi facciamo in ingegneria civile sono costruzioni, no? Sia porto, diga, edificio, ponte, qualsiasi cosa. È sempre, la galleria è sempre qualcosa di costruzione, quindi bisogna avere l'inventiva per progettare e dopo fare dei verifici di sicurezza ed essere sicuri che le cose vanno bene, no? Questo è un aspetto centrale, no? Ci sono altre discipline che sono anche importantissime, bellissime, questo grado, però dopo, messo le frecce, chi decide, chi firma, chi assume la responsabilità è il fulcro di tutto il lavoro. Io ho tantissimi, ovviamente, tengo conto dei monitoratori, dei geomatici, così, che danno un sacco di numeri. Però dopo, alla fine, se il ponte sta bene o sta male, lo decido io. Nel bene e nel male. Proprio, hai dato il numero. Basta. Un aspetto centrale che dovete anche tenere presente è questo. Se voi siete appassionati di automobili, ogni volta che andate in giro per strada vedete la Ferrari, Lamborghini, così via, in fermata a guardare. Siete appassionati di moto, stessa cosa, così. Se voi siete ingegneri civili dovete essere appassionati di costruzione. Quindi dovete vedere le varie costruzioni, no? Per esempio, l'altro giorno mi ha scritto un vostro collega che mi ha posto questa domanda qui. Io ho un pilastro alto 8 metri di cemento armato. Facendo i calcoli, in particolare considerando che il pilastro, una struttura di cemento armato, un pilastro di cemento armato, non ha problemi di stabilità se la grandezza del muro è uguale a 50 circa, questa persona veniva fuori un pilastro di sezione 50 per 5, scusate, un metro circa. La domanda che mi ha posto il mio collega, ha detto: ma questo pilastro di sezione 1 metro per 1 metro è giusto o è sbagliato? Allora, voi dovete pensare che quando andate in giro, no? Sempre, oppure quando andate per esempio al stabilimento, da Manini e così via, guardate le cose come sono fatte. Avete visto un piatto 1 metro per 1 metro? Alto 8 metri. Quindi voi dovete anche, tanti dei vostri dubbi sono per il fatto che non guardate le cose. Io sono appassionato di strutture, ogni volta che passo sotto un ponte guardo come sono fatti gli appoggi, ha fatto il ponte, i parapetti e così via. Se c'è un edificio, guardo come è fatto, così via. Guardo, quando sono in Francia, in Costa Azzurra, ci sono anche delle strutture più evolute, usano molto di più la cerchia. Per noi guardo come sono fatti i nodi, la composizione, sono anche spesso mentire sugli architetti, fanno tutte cose strane, no? Quindi guardo come sono le connessioni, perché io sono appassionato dell'ingegneria civile e delle strutture. Quindi guardo questa cosa. Per giudicare questa cosa qui, il vostro collega era io non ho fatto il pilastro, non ho mai dimensionato il pilastro. Capito? Vieni qui, fai il primo pilastro, il primo esercizio di delle costruzioni, 1 metro per 1 metro, grande e piccolo. Allora, questo ci risponde, se voi guardate in giro le cose, pensate come è fatto l'oggetto, già questo di dare le indicazioni. Cioè, per esempio, sono indicazioni anche, volete, assolutamente elementari, no? Alcuni, per esempio, se voi aveste giocato da piccoli anche con Lego, con il cano, adesso fate magari il bricolage,
o montate mobili IKEA. Questo potrebbe essere un aiuto fortissimo al vostro mestiere di ingegnere, più di tantissimo fattore. Bene, il nostro di ingegneria è un mestiere pratico, operativo, e qui dentro si deve solo dire messo come una cosa dispregiativa. Non è così, perché vuol dire che io so dove mettere le mani per risolvere il problema. Un altro dice, sì, si fa così, va bene? Quindi io sono contento di essere operativo perché risolvo il problema. Quelli che mi chiamano non sanno come fare, sei grande teorico, grande. Dopo, l'allarme di flusso, come si fa? Quindi voi dovete mettere in testa questa cosa che secondo me è bellissima, perché voi fate un mestiere, siete chiamati e pagati tanto di più, quanto voi sapete risolvere problemi difficili. Va bene? Quindi pensate anche a questa cosa, se io faccio corsi facili, saprò risolvere problemi facili e sarò pagato poco. E avrò la gratifica intellettuale anche poco, non io. Se io faccio corsi difficili, saprò risolvere problemi difficili, avrò compensi più alti e avrò una gratifica personale. Va bene? Riflettete questo, perché adesso in questi anni che voi siete all'università, voi preparate tutto il vostro futuro per i vostri prossimi 40 anni di lavoro. No? Quindi è una cosa significativa, altrimenti sarete tanti dei pensionati, INPS, che se va bene, farà il barco da un piccione, magari questa è una cosa bella se uno desidera, che in generale non è così. Quindi le università in quanto sono fatti. Lo sapete, fare con l'ufficio, oppure dopo siete invecchiati. Non avete più lo stimolo, la cosa di stare lì sugli libri, sulle cose. Quindi occhio perché non, è difficile dopo tornare indietro. Allora, guardiamo questo concetto qua. Pensate alle considerazioni proprio banali che possiamo fare. 8 metri, quanto sono 8 metri? Un'altezza, beh, 8 metri sono circa 3 piani di un edificio. E per intendere ci stiamo pensando, dobbiamo prima materializzare questi 8 metri che sono 3 piani. Quindi, qui per esempio, siamo al secondo piano, però oggettivamente il soffitto qua è alto 4 metri, sotto anche. No? Vorrebbe dire che se io guardo di fuori, dalla mia finestra, vedo la testa di questi lastoni. No? Per intenderci, guardate anche la snellezza di questa palma, la sua ancora di più. No? Questa è chiaramente una struttura che non va bene per noi, se è uscita troppo, si vede che tu stesse collariati su in cima e vi avrebbe mal di mare. Quindi quella è resistente perché sta su, però non è fruibile da qui. Sta il fatto che questo è un'azienda più o meno italiana. Poi, pensiamo a soddisfare questa limitazione qua, che è puramente geometrica, quindi non richiede grandi cose. Allora, lambda è il rapporto tra L0 e lo 0. L0 è lunghezza di linea di flessione. In questo caso qui, come questa mensola incastrata qui è libera in testa, posso pensare che sia specchiata qua sotto e un'eventuale instabilità viene in questa maniera qui. La parte, diciamo, reale della mia mensola può stabilizzarsi così, la parte virtuale sotto e la lunghezza di linea di flessione è 2 o 8 metri. Uguale a 16 metri con beta che vale 2. La forma di instabilità non dipende dal calcestruzzo, dall'acciaio, dall'alluminio, da quello che volete. È una forma semplicemente geometrica, no? Ed è legata ai vincoli. Quindi l'angolo di flessione è 16 metri. Poi, quindi questo numero qui abbiamo trovato. Lo 0 è la radice quadrata
del momento di inerzia rispetto all'area. Allora, se la sezione è diciamo, quadrata, attraverso quadrata, tra l'altro in genere nel tema viene detto proprio che si considera quello che succede nel piano, poi io in genere mi do sempre problemi di piani. Quindi se è così, in effetti potrebbe essere anche che la sezione non è proprio quadrata al 100%, dovrebbe dire che il pilastro è libero di muoversi nel piano, potrebbe essere anche una sezione più tranquilla, potrebbe essere magari una sezione, se no qui il pilastro non sarà soltanto il pilastro compresso, in genere ci sarà anche qualche momento, qualcosa del genere. Quindi una sezione di pilastro quadrata è probabile che si riesca ad avere una sezione si avvicina più alla trave, che sempre è nel piano della lavagna. Quindi la sezione in questa direzione ha dimensioni 100. Poi la lavagna, se pensiamo che si muova solo la lavagna, probabilmente non è 100 ancora, ma si avvicina un po' alla trave, quindi potrebbe essere magari 50. Quindi una sezione di questo elemento, che principalmente è un pilastro, però in genere non ha anche un momento flettente, siamo un'eccezione che si avvicina, dovrebbe essere questa. Se il pilastro vuole solo compresso, libero nello spazio, l'eccezione sarebbe quadrata. Se invece è probabilmente una trave, quindi si muove principalmente nel piano della lavagna, nel piano del foglio del nostro tema, probabilmente la sezione è quella a metà tra una trave e un pilastro. È chiaro che se fosse solo una trave, per esempio, potrebbe magari essere anche questa forma molto più allungata del 30%, ovvero più stretta così, dati. E normalmente questa è la base, questa è l'altezza, se l'elemento in cassa istruzza è fondamentalmente compresso, quindi il pilastro, i rapporti H su B tendono a 1. Se invece questa è una trave, i rapporti A su B appartengono in genere al range 2, 3, quindi sono ancora più allungati. Quindi diciamo che questa potrebbe essere, da queste considerazioni elementari, più o meno una sezione accettabile. Se è così, quindi diciamo, l'unica osservazione che fai al vostro collega per la sezione 100% è se il pilastro è libero nello spazio, va bene, però ovviamente è limitato nel piano, e come piano non so, facciamo un modifico del testo del tema, la sezione potrebbe essere questa. Poi, lo 0 era il giratore di inerzia, in questa cosa qui attorno all'asse di rotazione. In questo piano qui la mensola si inflette in questo piano, nella terra lavagna, quindi l'asse di rotazione è il grigio stesso. Quindi l'asse di rotazione è questo. Nel caso di sezione quadrata, beh, questa cosa. Allora, qui dentro c'è un indice di inerzia. L'indice di inerzia, non so come fatta, adesso la disegno un indice, no? Dovrebbe essere un indice, quella non è un indice, un po' una patata, no? Però fondamentalmente quello che mi interessa è questo raggio, è quello perpendicolare all'asse di rotazione. Allora, non so quanto vale questo raggio giratore di inerzia. So sicuramente che tutte le disse di inerzia, comunque siano, di qualsiasi sezione, stanno all'interno del perimetro esterno della mia sezione. Quindi, per esempio, se io avessi una sezione fatta così, in acciaio, perimetro esterno che circoscrive la sezione fatta così. Sopra ovviamente con l'estradosso della mia auto, poi qui, in questa maniera, poi qui in questa maniera, poi qui in questa maniera. La riga
pisciolina che ho fatto, è una riga che circoscrive, una figura che circoscrive la mia sezione. Quindi l'asse principale di dentro so che sta qua dentro. Non so come è fatto, però sta qua dentro. Sta entro l'altezza fisica della mia sezione, si dice, o entro questo segmento che rappresenta il diametro della minima figura che circoscrive la sezione. Quindi vedete, qui il raggio di attore di inerzia sta, dice, proprio nell'acciaio della sezione. Qui, per esempio, questo dice nell'aria, però sta all'interno di questo contorno che circoscrive la sezione. Prima osservazione. Seconda cosa, dai miei disegni, più o meno, se le sezioni sono quadrate e rettangolari, questo valore qui è circa due terzi di metà altezza della sezione. In questo caso qui, quindi è circa il 0,66 eccetera, di metà altezza. Se la sezione, per esempio, è ottimizzata come in questo caso qui, qui magari posso arrivare ad avere valori tipo 0,80, 0,85 esattamente. No, la sezione nel massimo si è fugata, quindi funziona meglio professionalmente. Noi abbiamo una sezione rettangolare con questa. Quindi, da questa formula qui, ρ0 è uguale 2 terzi di H, avrei detto che è 100, quindi circa 33 cm. Allora, per questa maniera qui, questa formula qui è direttamente applicabile, perché lambda, come mettiamo qui sopra la tilde per dire che è un'approssimazione, è 1600 cm diviso 33. 1600 diviso 33 quanto fa? Allora, questo fosse 1500, questo fosse 30, questo sarebbe 50. Ovviamente, come 1600 più grande di 1500, però anche 33 più grande di 30, non sarà 50, però siamo intorno a 50. Quindi questo dimensionamento va bene. Più o meno, a occhio, si vede che una pressione con altezza 100, se è mensola e alta 8 metri, più o meno non soffre di instabilità. Diciamo, è sul limite, perché tutti i nostri numeri hanno pesi, una ragionetta, se al posto di 50 è 51, 52, 55, va bene, non è pilastro, non so per stabilità. Se è 87, non va bene. D'accordo? Voi fate i calcoli esatti, no? Per vedere di quanto ho sbagliato, no? Quindi, per esempio, in questo caso qui, io dovrebbe essere base, volete prendere anche 100, per altezza al cubo diviso 12. E questo è il nostro momento di mezzo. L'area è ovviamente 100%. Fate gli ore diviso area e fate la radice quadrata e trovate il numero. Avete una calcolatrice sotto mano? Cioè, proviamo a vedere qua come sbagliamo. Allora, può essere 100 alla quarta, diviso 12, che è, lo scrivo qui, 8.333.333.
Basta. Divido 10.000, me ne parla la vita guardata. Quindi il raggio di giratura di inerzia è 28,5 rispetto a quello che ho detto io che era 33. Poi mi fa 1600 diviso 28,47 uguale. 56 quello. Diciamo, c'è un limite, no? Se volete 55 andava bene. Diciamo, siamo circa l'11% fuori dal limite che è 50. Però, diciamo, potrebbe essere ragionevole. Se fosse stato 70, 80 o altre cose andava bene. Però qui può essere accettabile. Bene. Ecco, una delle cose importanti per voi assolutamente è sapere in tutto guardare i numeri e autocorreggere se viene fuori un numero fuori set, no? Per esempio, un'altra considerazione che io avrei fatto è questa, anche elementare. Questa qui, per esempio, se lasciamo perdere su un pilastro, è una trave, qualcosa, un oggetto così fuori dalla norma. Cioè ci preoccupa oppure una considerazione ancora più elementare è questa, ma va bene. Per il Saint-Venant una trave ha un allungamento canonico che è 1 su 10, quindi altezza 1, lunghezza 10. Quindi, per esempio, se questa altezza è un metro, la trave canonica di questa venante è fatta così. In genere la trave, per esempio, nel primo semestre l'abbiamo disegnato orientata in orizzontale. Poi, il San Venante abbiamo tutta lì a testa la punta, avete visto lì, ma questa è la trave. Qui, il rapporto altezza altezza della sezione, altezza del lunghezza del metro, quant'è? Il rapporto è 100 diviso 100, il rapporto è 8. Quindi se disegnassi fuori l'astro, fuori tutto, no? Questo è un pilastro, 80 cm, 8 metri. Questo è un rapporto base, altezza della sezione, la lunghezza dell'elemento 10, questo ha un rapporto 1 anche la 153, questo è 1, questo è 100, questo è 800, quindi il rapporto è 1,8, questo è 1,10, questo è 1,8, più o meno ci siamo. Se invece prendiamo qua la vostra palma, qui che rapporto c'è tra diametro della palma e altezza? Questa non è un'altra di Saint-Venant, perché il rapporto sarà 0,50, che vuol dire che per esempio il Saint-Venant prevede comunque piccoli spostamenti, piccole deformazioni, quindi non è valido. Lo spostamento di testa quando c'è vento sarà un metro, quindi non è trascurabile. No. Mentre questo anche geometricamente è così, se vi chiedono un ingegnere di dire questa è la trave, il Saint-Venant sì, più o meno il rapporto 1. E uno dice, questa è una luce, va bene, se è 1 su 50, va bene? Ripeto, voi dovete anche, una delle cose, per esempio, il tecnico di costruzioni è facile se voi ne capite i principi. Se invece voi non fate così e vi perdete nei meandri, le miglia, le miglia che ci sono, non è più. No. I principi sono pochi. Uno, devo aprire gli occhi di questo ancora del grande raccordo lunare e guardare come sono fatti gli oggetti dell'ingegneria civile, in particolare scritto. Tra l'altro, se ci pensate, una ottima definizione dell'ingegneria strutturale e anche dell'ingegneria civile è questa. Un vecchio preside, 2 anni fa, quando sono arrivato qui, nel 98, ha
ingegneria, sono andato a presentare una tesi della facoltà. Ma il tre si contento, così sta attento, ingegneria civile, ingegneria strutturale, la tua materia, è una materia altamente, profondamente umanista, umanistica. Io su quel momento sono rimasto lì un po' perplesso, no? Non è letteratura italiana, sociologia, altre cose. Io nella mia provvedibilità pensavo, io faccio numeri, cose, altro, no, ma guarda, tu un ingegnere civile, un ingegnere strutturista, sei un umanista, perché tu sei il più vicino possibile alla società, all'umanità. Perché quello che tu fai, il ponte che fai, l'edificio che fai e così via, è dove le persone vivono, camminano, percorrono quel ponte. Quindi tu influenzi la vita quotidiana con le tue strutture, che sono belle, che sono funzionali, influenzi positivamente la vita della società, dell'uomo. No? Che è una cosa, una riflessione che dovete anche fare. Bene, noi ingegneri civili e particolari strutturisti influenziamo direttamente se l'edificio è bello, è funzionale, funziona, si legge il tornado, altre cose, non influenziamo la vita delle persone. No? E non sono parole buone, è la realtà. No? Magari altri parlano così, noi facciamo le cose che servono alla società. Quindi avete la responsabilità di noi. Questo per esempio è un modo per dire, pensare, ma questo pilastro, alto 8 metri, una sezione 1 metro per 1 metro, è una cosa strampalata. Se avessi avuto una sezione come questa, sarebbe stata strampalata. Se no, qui ci siamo, perché più o meno nella porta più o meno della trave, mi ha fatto questi calcoli più o meno lungo ragionevole. No? È chiaro che se per esempio questo pilastro qui, a posto di essere così, è stato largo magari 2 metri, adesso il rapporto sarebbe 2,8, quindi la trave eventualmente si avvicina a essere la trave alta, perché i primi 2 metri ne mangio la regione diffusiva da sopra altri 2 metri, poi qui mi restano solo 4 metri, anche se il mio non sembra, soltanto 4 metri di regione di San Renato. Quindi ci avviciniamo a essere quasi una lastra. Poi noi questa rapporto qui potremmo ancora calcolarla, i termini siamo di certa buona, perché non perché siamo faciloni, ma perché sappiamo che è inutile strappare il capello in 4 cose così, dopo magari abbiamo delle incertezze nel mondo, dei carichi, che sono molto più grandi. Questo è il limite di una trave, se fosse stato per esempio 3 metri, alta 8, no, questo non è una cosa. Quindi anche le considerazioni che voi fate sono elementari. Pensate a questo. Voi fate ingegneria meccanica, fate automobile. Vi vengono fuori, vi viene una macchina che ha questi pneumatici. Va bene? No. Non è che avete fatto tanti calcoli. Solo perché avete visto in giro per le strade come è fatta la macchina, questa non può essere una volta di una macchina. A questa maniera se viene, se viene fuori per un qualche caso, una macchina così, questa è una macchina, un trattore. No? Quindi dovete pensare a questa cosa, gran parte di quello che voi dopo fate, anche giudicate, vi dico, fermatevi un attimo, fate il caso, vi viene questo numero. È ragionevole, fate il disegnetto. Questo è un disegnetto da bambino e dopo dite no, ovviamente sbagliate qualcosa e via. D'accordo? Questo è l'autocontrollo per vedere se avete fatto un errore oppure no. E voi quando siete assunti la prima volta, qualche studio, prendete altri, e così via. Non potete andare dal vostro capo e dire che ho sbagliato questo grado. E alla fine il capo fa di licenza perché fa prima fare il calcolo da solo, piuttosto che avere 15 minuti perché lo passate. No? Quindi riuscire a capire da soli se è giusto o sbagliato è una cosa difficile, però è anche il vostro compito principale. Sentite, detta fatta questa premessa, una delle aspetti più importanti, più difficili di quello che abbiamo visto
quest'anno è sicuramente la parte in cemento armato. Abbiamo già spiegato tante volte, abbiamo visto tante volte che proprio perché il cemento armato e le pezze di cemento armato sono più difficili, non abbiamo preso anche alla larga. Prima parte del semestre, del primo semestre abbiamo fatto essenzialmente schierizzati, quindi Travi, Laico, Sant'Andrea e così via, quasi se fosse un ripasso di scienze e costruzioni. Poi abbiamo introdotto l'acciaio, abbiamo fatto conformazioni, abbiamo introdotto essenzialmente la plasticità, l'instabilità, che sono due cose che non avevamo visto precedentemente la scienza delle costruzioni, però il materiale tutto sommato è ottimo, perché vale ancora la teoria del continuo, a parte quando l'acciaio la destinaccia in due parti, non arriva solo. E poi anche un comportamento che può essere approssimato una bilatera. Ma c'è scritto? No. Quindi è molto più difficile. Quindi prendere il calcestruzzo è proprio il massimo, l'epicentro di quello che voi potete fare per capire le strutture in generale, applicare i principi in generale. Una delle cose difficili, in particolare dopo, purtroppo, mi dispiacere ci hanno portato tanto tempo, ma tutti i sensori di scienza e costruzione e meccanica continua li abbiamo dovuti buttare a mare. Perché lì il materiale non è che non, sicuramente non si incompeta, però si lascia. E lì quindi bisogna introdurre, abbiamo visto che il termologico ha introdotto il traliccio, e noi dobbiamo continuare a ripetere, avendo la quantità compresa, la strategia di termologico. Anche nei suoi livelli più semplici, no? Noi avendo in testa un principio, dopo lo applichiamo tutte le scale e lo interiamo. Per esempio, cominciamo a pensare anche in termini di riguardiamo per esempio un aspetto che è l'aderenza. Aderenza, possiamo pensare di schematizzare l'aderenza di una barra d'armatura, l'aderenza migliorata in questa maniera. Questa è la mia barra, tirata l'aderenza in questa maniera. Questo è la fine del mio calcestruzzo e dopo continua sopra e sotto in maniera indefinita. La barra non è liscia, una volta era liscia, diciamo che se ne si conto che se ne faccio dei risalti, sono dei risalti molto semplici, non si ha delle tappe fatte così. E quindi via, dopo nell'area di interesse, queste sono chiaramente delle tappe enormi, no? E vi ho portato la barra, avete visto che è declinata in maniera più contorta. E ogni acciaieria ha sul tipo di grinatura, è un marchio di fabbrica, no? Quindi per esempio, come se voi vedeste una macchina, avete la stella, quella è la Mercedes, fatta la Mercedes. Se invece ha il cielo diviso in quattro, bianco e blu, quella è la BMW. Quindi a seconda di come sono fatte le grinature, voi sapete che è acciaieria che sta a Napoli, il Bresciano, oppure Carpentini, che sta a Udine. E poi sotto c'è l'altra giugnatura. E si ritiene che nel ritorno del calcestruzzo, se io stacco il calcestruzzo, immagino che ci sia porre la temperatura così del calcestruzzo sopra e sotto, qui ve la segno simmetrica, in effetti è un po' sfalsata, no? Perché dove c'è il pino dell'acciaio, c'è il vuoto del calcestruzzo, eccetera. Quindi tutto questo è calcestruzzo. Il meccanismo con cui la barra terminale si oppone al pino è il fatto che qui si creano dei piccoli puntoni. Delle billette compresse che si incastrano tra la zigrinatura della barra e
un risalto, ovvero magari un aggregato. In questa maniera, se io taglio, per esempio, la parte superiore della mia calcestruzzo, elimino proprio, si aumenta in evidenza tutte le biele compresse che adesso mi puniranno. Quindi, nelle componenti di questo tipo qua. La stessa cosa sotto. Allora, di queste componenti qua posso fare quella verticale, quella orizzontale, per tutte, e noto questa cosa qui. Tutte quelle, diciamo, sono perpendicolari all'asse della mia barra di armatura, si comprimono circonferenzialmente la barra. Però non mi vale essenzialmente niente. Mentre la componente longitudinale, la somma di tutte queste, questa, poi questa, 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 sotto, che sono infinite, sono quelle che mi equilibrano la forza F. Quindi su tutti questi dentini qua si formano delle bilette compresse la cui componente in direzione della barra si oppone all'uscita della barra. Questo è un disegno del piano. Potremmo pensare che c'è una simmetria radiale, quindi potremmo ruotare la lavagna come vogliamo sopra e sotto. Tutto intorno alla circonferenza di questa barra si producono queste qui. Va bene? Quindi questa è l'osservazione. Quindi io qui ho disegnato, adesso in parte l'ho cancellato, un traliccetto tipo quello di Mosch, della stessa famiglia. Qui ci sono i protoni, no? E qui ne ho messi in evidenza, non c'è evidenza in tutto. Ci sono anche dei tirati. Pensate a questa cosa qui. Supponiamo per forza di avere il calcestruzzo che si stende infinitamente, a un certo punto qua sotto ci sia la fine della vostra trave. Quindi la vostra trave è fatta così, la vostra trave continua anche all'esterno, da questa parte, sopra e sotto, qua invece c'è il tradosso della vostra trave. Allora, qui sotto si sviluppa lo stesso meccanismo di sotto, quindi questa è compressa, quindi qui se c'è la compressione ci sarà una parte che si oppone allo sfilamento e poi una parte che schiaccia la barra leggera. Gli sforzi che ci sono nel calcestruzzo, queste bilette qua, sono dell'ordine di megapascale. Una barra d'acciaio, se è un B450, si snervirà con evidente scadenza 390 megapascale. Quindi la resistenza del calcestruzzo è intorno a 10-20 megapascale. La resistenza dell'acciaio è intorno a una cifra tonda 400 megapascale. Vuol dire che la resistenza del calcestruzzo è un ventesimo della resistenza dell'acciaio. Quindi quello che provoca eventualmente la rottura del schiacciamento del calcestruzzo all'acciaio si fa un baffo. Giusto perché un tasso di lavoro del calcestruzzo pericoloso può essere 20 megapascal. Per l'acciaio fino a 400 megapascal, quindi 20 volte di più, non succede niente. Quindi anche questa azione di compressione circonferenziale sulla barra di acciaio è nulla per l'acciaio stesso, non la sente neanche. No? Perché è dell'ordine di 10-20 megapascal, cioè resiste fino a 400, non gli fa niente. Quindi diventa importante per il calcestruzzo. Allora, stavolta, posso considerare sopra, come ho fatto prima, gli effetti dell'acciaio, gli effetti del dente, della biela compressa sull'acciaio, facciamo così. Mettiamo in evidenza adesso gli effetti della bieletta sul calcestruzzo. Quindi, taglio, qua. Quindi butto via sopra tutto quello che c'è, in particolare la barra. La barra. Buttiamo via questo. Qui mi restano tutte le billette che erano compresse. Sopra l'azione della billetta diretta verso la barra, così come io ho tagliato adesso, per il principio di azione e reazione,
vie legge spingono per tutto questo senso. E in particolare in questa spinta su queste vie legge contro questo senso, anche qui ci sono una componente trasversale, una componente longitudinale. Prima le segno tutte. Quelle che sono pericolose sono qui, perché spingono verso fuori, verso il basso, il copriferro. Il copriferro, quindi per queste spinte qua, mi crede di slabrarsi in questa maniera. No, è spinto da questa parte. Anche sopra ci sono le spinte verso l'alto nel calcio strutto. Però siccome la massa di calcio strutto è molto più in alta, queste si disperdono nella massa di calcio strutto. Mentre qui no, a un certo punto questo si stacca tutto il ferro. Allora, per evitare questa cosa qui, cosa dobbiamo fare? Ecco, per forza di cose, dobbiamo cerchiare il ferro, questa è l'idea, e poi si materializza in questo caso qui. Questa è la mia trave, e per esempio ho ancorato queste barre qui, per evitare che quando cerco di sfilare la barra ci stacchi il copriferro verso il basso o verso l'esterno, devo mettere un fascione, una cintura, che significativamente dovrà essere una stampa, che dopo sarà ancorata nel vicino sul terra. Va bene? Questo anche vuol dire che da queste parti saranno le armature disposte in questa maniera che recuperano queste trazioni. E questo è il figlio, è un modello un po' diciamo non identico a quello di Felice di Mosch, ma è la stessa linea, no? Per esempio, quanto deve essere grande questa staffa? Allora, per fare, per vedere quanto grande questa staffa, applichiamo sempre il nostro pralino di Mosch, ovvero pensiamo a una schiena reticolare, poi ci sono tiranti contorni. I tiranti dovranno essere acciati, i contorni invece dovranno essere, dobbiamo pensare, materializzati all'interno del calcestruzzo. Allora, facciamo un caso molto semplice. Vogliamo di avere, per esempio, da ancorare questa barra singola all'interno di una sezione di calcestruzzo. Io non segno tutti i dentini perché non mai abbiamo visto tutti. Quindi la sezione, ad esempio, fatta così, vediamo la quadrata, qui c'è la barra che tiro, no? Se tiro, ci sono delle forze che si oppongono all'estrazione che sono dirette così, quindi la componente perpendicolare all'asse della barra cerca di aprirmi in tutte le direzioni la testa del mio pilastro, il mio pilastro. Allora, come posso pensare che funzioni questa? Cosa devo fare? In questo caso qui vedete, siccome ho il fondo della mia trave si stacca solo il copriferro. Qui poi ho pensato che anche la trave è stata finita, quindi si staccherà anche il copriferro verticale. Mentre la parte sopra non c'è pericolo, perché qui il calcestruzzo spinge, ma con questo fratello, con questo fratello, quindi questa compressione, questa spinta, si perde nel volume di calcestruzzo. Qui no. Quindi qua si può fissurare così copriferro, oppure così, oppure salta lo spigo. Allora, se questa è la situazione, pensate a questo modello qua. Io penso di avere in questo piano questo elemento che tira. Poi, al posto di mettere tutti i dentini in quel
quella maniera lì, mi metto solo tutte le biellette in quella maniera, ne metto solo una, e ne metto solo una così. Questi sono i puntoni che rappresentano l'insieme di tutti questi puntoni. Quindi, in questo punto ci sarà una reazione così, poi in queste due reazioni ci sarà un componente longitudinale e la componente trasversale, una sopra e una sotto. Questa è ancora di compressione, questa è ancora di compressione, quindi tutte queste finiscono nel caso tutto. Vediamo. Qui però ce ne manca una frazione, non ci manca questa biella qua. Quindi, se volete, rifacciamo il disegno, vuol dire che io ho questo elemento che si sviluppa teoricamente, che calcio struzzo, vediamo se c'è questo calcio struzzo, qui si sviluppa una reazione da questa parte e una reazione da questa parte. Se sono solo nel piano, questa vale 7 mezzi, questa vale 7 mezzi. Per forza, perché in direzione longitudinale, F in questa altra tesa deve essere equilibrata da queste 2 e mezzi, se c'è una simmetria. Poi, ci devono essere anche delle forze, direi in questa maniera. E queste due forze qui quanto valgono? Dipende da quanto è l'angolo. Anche qui, su quanto è l'angolo? Per noi ci mette un'altra come l'inclinazione del puntone. È un angolo θ che può variare da 30 a 60 gradi. Che però dopo alla fine è altamente incerto, quindi inutile stare lì a fare tanto. Questo angolo, per esempio, 45 gradi. Quindi vuol dire che se questo è 45 gradi, questa forza deve essere 7 mezzi, lo stesso tutto. In questa maniera il sistema è equilibrato, questo è compresso, questo è compresso, questo è teso, questo è la barra che tiro, questa è la matura qui, trasversale, all'asse con cui tiro, la matura trasversale è questa. Quanto deve essere grossa la staffa? Ovvero rispetto a qui, tutte queste staffe qui che metto, ovvero quanti bracci metto, ma che grande sta staffa, complessivamente tiro con F, nella zona di ancoraggio, che è circa 40 diametri, la fattura deve essere in grado di sopportare quale forza? Tiro con F. La fattura su tutta la lunghezza dell'ancoraggio, l'area di staffatura, no? Posso dividere in più bracci, più staffe, deve essere pari a più mezzo. Va bene? In generale poi, come considerate, non c'è soltanto quello che avviene in questo piano, ma c'è anche, se pensate al vostro pilastro con funzione quadrata, c'è anche quello che succede nell'altro piano. Quindi, se la trave è molto sottile, questa, la staffatura deve essere solo pari, deve portare solo a F mezzo. Se la sezione è invece usuale, può essere quasi subito questa, lo schema che noi adottiamo è tipo questo, però nello spazio. Dobbiamo farlo. Allora, nello spazio, questa è la direzione longitudinale, quindi la mia barra di tiro è questa. La mia barra principale. Poi, se volete questo anche lo chiamiamo asse X. Poi, questo qui lo chiamiamo asse Y.
che sarebbe l'asso per cui non ho segnato fuori dalla lavagna. E poi questo ricordo. Allora, questa cerniera qui è quella in cui immagino concentrata la forza di tiro. Poi disegniamo quello che sappiamo già, quindi questo qui, questo schema qui, mettendo questo è l'asse longitudinale, ora l'asse X. Poi questo è l'asse verticale che adesso chiamo Y. Quindi nel piano anzi questo qui l'asse Z così questo è X, questo è Z nel piano XZ avevo due puntoni in questa maniera qui mettiamo una forza chiamiamola R semplicemente queste sono nel piano XZ poi devo fare la stessa cosa nel piano XY piano XY l'ho disegnato così danno questa e questa R ed R lo vedete il disegno? Quindi nel piano XY faccio riferimento a questo triangolo nel piano XZ faccio riferimento a questo va bene? Allora questa forza F è equilibrata da quante R? 1, 2, 3, 4. Quindi equilibrio in direzione X ci deve essere 2 per 2R, 4R. 2 perché ho due piani. Il meccanismo che ho segnato qui ho due volte il piano verticale e nel piano orizzontale. Mi dimenticavo la staffatura che devo mettere in ciascun piano, prendo questa, di essere in grado di avere una, di portare una frazione R sopra e sotto, così. La stessa cosa e l'altro punto. Quindi se immagino che mi metto una barra di calcestruzzo e tirarla, una forza F, devo mettere nelle due direzioni, perpendicolarmente, una staffa che sia in grado di supportare una forza che vale un quarto di F. Quindi la R è uguale a 4 F. Va bene? Quindi, per esempio, in questo caso qui, vorrei pensare di, diciamo così, questa è la mia sezione, e diciamo anche il caso, questo è un caso diciamo teorico, supponiamo che ci siano, ad esempio, non ci sia solo una barra, ma abbiamo quattro longitudinali, in questa maniera qui, la somma di questi tiri è sempre F, se noi mettiamo una staffa, metta così, questa staffa qui deve essere in grado di deve essere in grado di supportare questa versione qua. Se volete anche potremmo fare una cosa ancora più brutale, supponendo di avere di tirare la F al suo massimo valore, cioè F di YD, tireremo anche le staffe al massimo valore FYD. Supponiamo che le staffe siano fatte dello stesso acciaio rispetto alla barra longitudinale, vuol dire che se la barra longitudinale ha un'area totale di un certo numero di centimetri quadrati, supponiamo di centimetri quadrati, le staffe
complessivamente la lunghezza dell'ancoraggio, che sono 40 diametri, devono avere un'area che vale complessivamente l'area longitudinale di l'isoporto. Quindi è molto semplice dopo segnare quanto sono le staffe, perché supponiamo che noi abbiamo bisogno di mettere un T20. Un T20 è il greco porto per 20 con l'acqua, che è l'area longitudinale. L'area delle staffe è questa diviso 4. Quindi greco 4 per 20 al quadrato diviso 4, quindi la staffa a diametro con T10, per esempio. Va bene? Perché 4 T10 hanno l'area di un T20. Quindi io ho bisogno di mettere, se devo ancorare una barra di 20, ho bisogno di mettere intorno una staffa, appunto, ma si usa così via, che sia un P10. Va bene? Come vedete, dopo il calcolo parte da una schematizzazione a 3D, in cui ho parti compresse e parti tese. Le parti tese devo mettere la matura aggiuntiva, perché non c'è. Parti compresse finiscono nella ciccia di calcio. Il calcolo dopo è fatto con schematizzazioni anche molto semplici, no? E si arriva a questi valori qua, anche se voi leggete le norme, in prossimità della zona di ancoraggio deve essere disposta una staffatura pari al 25% dell'area della matura ancorata. Il 25% è. Va bene? Questi schemi qui poi si applicano tutte le scale. Per esempio, questa è una cosa tipica, no? Il nostro mondo di più comune è infinito, ci sono infinite situazioni, infinite strutture, infiniti problemi sociali, quindi non possiamo fare un catalogo di tutte le scritte. Dobbiamo pensare di volta in volta risultare i principi e degli schemi di funzionamento applicati sulle scale. Per esempio, l'indice di fondazione. Il pilastro, per esempio, qua l'ho segnato per comodità, un pilastro cilindramato di posizione circolare, questo è il quinto. Allora, in questa regione qua, da qui in su va bene il sabbenario, tutta questa è grigio, quindi non vale nessuna ipotesi di quello che sappiamo. Come verrà trasferita, per esempio, in una maniera più semplice, la compressione qui, speriamo che questo sia semplicemente compresso con un centro P. Come facciamo a dimensionare questo oggetto? Allora, in una maniera semplice, elementare, dopo voi vedrete nella magistrale applicazioni più complicate, eccetera, però anche questo, almeno a livello elementare, dobbiamo pensare di saperlo fare. Qui, per esempio, facciamo così. L'oggetto più dimensionato fa sempre un po' paura, no? Quindi mettiamolo con una faccia. Allora, con una faccia, questo è il mio pilastro, a questo punto non mi interessa neanche se è circolare o quadrato, quello che è. Supponiamo che dall'altro va lì, così. Come posso pensare dimensionarlo, no? Allora, qui sotto, per esempio, se carico perfettamente centrato, nascerà una distribuzione di sforzi che può essere, considerando su questo è molto rigida, mettiamo come ipotesi significativa che sia un movimento distribuito. Quindi questo è il carico P grande diviso
l'area del vinto ti dà una pressione P, molto semplice, quindi prendiamo il carico P, lo dividiamo per l'area del vinto, troviamo la pressione. Poi possiamo pensare di dentro, quindi questa pressione qua, darà luogo sicuramente a delle compressioni, e facciamo così, proviamo di poter concentrare questo insieme di questo stress block di pressioni sotto in un punto qui che sta ad esempio a metà di metà prima. La stessa cosa qui. Quindi tutto questo è ad esempio A, possiamo definire che questa distanza qui sia A quarti. La stessa cosa questa, la stessa cosa questa, la stessa cosa questa. Va bene? Poi, qua sopra, finiamo di poter concentrare il punto in cui finisce la mia, il mio pilastro sopra in questo modo. Allora, il carico P complessivo è concentrato in questo punto, deve finire complessivamente questi due punti qua, si dovrà sviluppare un puntone in questa direzione, un puntone in questa direzione. Quindi se tiro fuori questo schema, ho cioè lì da sopra, carico P che arriva da là, poi l'inclinazione qua, mezzi, fa mezzi, che inclinazione hanno questi puntoni qua? Non lo so, dopo dipenderà, dovrò fare magari una progettazione più accurata, però 45 gradi, quindi in base a questi 45 gradi riesco anche a dare delle dimensioni complessive al mio plume, al mio bottino. Poi per fare questa, per fare questo, chiudere traliccio, ci vuole una catena qua, quindi la catena, la tesa, con quanto è tesa la catena? Si mette di trazione. Questo schemino qua, se voi lo ruotate e mettete non la compressione qua ma la trazione sotto, è quello che abbiamo fatto prima per l'ancoraggio. È esattamente così. Anzi, se poi ci rendiamo conto, quello che abbiamo fatto qui fa riferimento a una sezione, è questa, allora possiamo considerare quattro sezioni. Quindi la diffusione del carico dalla parte. Quindi oltre a questo traliccio ce n'è uno che stiamo qua, quindi questa forza qui va divisa ancora a metà perché sono due tralicci, dalla parte dell'altra. Allora natura la base del traliccio, la base del dito, e sopportare i quadri. Ovvero di avere un'area, di avere questa, di sopportare questa forza. Va bene? Quindi gli schemi sono sempre gli stessi, voi dovete pensare quando considerate qualsiasi struzzo, sempre pensare di poter materializzare all'interno il flusso di compressioni e dopo finirà nel calcio struzzo. Quindi se volete può essere anche non esplicito, mentre ci saranno dei tiranti che devono essere fatti in acciaio, la cui area deve essere esplicitata. No? Quindi se per esempio qui in questa situazione qua dovessi avere, vi faccio il disegno in pulito, qui mi viene fuori che mi vengono fuori un'area che può essere 10 centimetri quadrati, no? È molto piccola, quindi. Per esempio può essere tradotta in 3, 4, quello che volete, diametri. E materialmente basta che sia diffusa in prossimità dell'asse teorico dove c'è la nostra piella tesa,
un po' sopra, un po' sotto. Quindi questa armatura qui può essere spalmata per fare un fascione, una fascia, oppure che ci sia la barra sola, perché non c'è la barra sola con la cerniera ideale. Qui la barra. Così, con la necessità di partire anche il basso, il basso, e magari è necessario mettere il staff fino a raggiungere il tipo di armatura. Va bene? Qui non ne usciamo se, uno, non abbiamo chiaro che dobbiamo pensare che all'interno della nostra struttura ci sia un plus compressione di pressione. Qui dobbiamo materializzare. Questo, materializzazione, non ci sono alcuni esempi su Bibbia, alcuni esempi che vediamo assieme, però non ce li dice il dottore. Dobbiamo pensare noi come si sviluppa. Per svilupparsi ci devono sviluppare ovviamente all'interno del cuore di tutto, però ci devono essere anche degli elementi fisici, e quindi dovranno essere barre, dobbiamo aggiungere come Peter Mosch ha aggiunto le staffe per il divano. Però ci vuole anche, ovviamente, una, non dico creatività, però una certa inventiva su come pensare lo schema strutturale. Questa è una cosa difficile per voi. Perché voi, per esempio, sapete sicuramente fare delle dimostrazioni mostruose di cose che avete imparato a memoria. Però siete assolutamente incapaci di inventare, di creare qualcosa. Dovete diventare ingegneri, dovete pensare anche di creare, inventare, interpretare, non a capocchia, ma non va bene, no? Però con raziocinio pensare come si può armare una struttura di cellulite armata. Il fatto che voi inventiate, creiate, vediate con i vostri superpoteri questi meccanismi, vuol dire che capite come i carichi funzionano all'interno della struttura. È una cosa importante. Aspetta più importante, poi farete i numeri, qui bastano 3 più 10, no, ce ne vogliono 5, così via, vabbè. È un altro livello, un livello quantitativo si tratta di fare dei calcoli. Occhio che poi le strategie che noi utilizziamo sono sempre le stesse, per la colata di una barra, per trovare la barra delle barre di un altro distinto, adesso vedremo qualche altro esempio, no? Però ce ne sono infiniti di esempi. Non posso fare niente, possiamo fare tutto. Dovete capire il principio. Allora, un altro caso canonico può essere questo. Tutti questi metodi sono in particolare interessanti nelle regioni di Cusidra. Per esempio, se io considero anche un tempo laterale, qui abbiamo detto due parole, il pente e la base. Guardiamo qui le zone nodali che può succedere, no? Anche qui, queste sono tutte le regioni di Bernoulli e lì sappiamo tutto, no? Queste regioni qui sono regioni decisive, quindi bisogna trovare un qualche sistema resistente. Allora, vogliamo per esempio vedere questa situazione qua, considerare questa un carico così orizzontale, e carico diretto in questa maniera, non so come sono i valori del momento, così via, dipende dalla evidenza relativa tra attraverso e l'astro, la famosa fattore K, però grosso modo il momento sarà così. E carico orizzontale. Quindi per esempio consideriamo questo nodo. Questo nodo me lo tiro fuori e supponiamo che sia così. Faccio più un grandone, questo è il mio nodo, allora se questo è il nodo, chiamiamolo, battezziamolo A, dobbiamo vedere che sull'eccitazione ci sono, diciamo, le cose più importanti, adesso guardiamo sui momenti presenti. Allora, in orizzontale, il momento presente tende a scrivere sotto,
Quindi qui ho un momento che va così. Il valore me lo sono calcolato dal diagramma che c'è sul trottoir. Da questa parte, i bigliettini sono quelli a destra dell'asse del pilastro, quindi per equilibrio il nodo, se non ci sono altri momenti, i momenti restano uguali. Però lasciamo perdere l'aspetto quale. Allora, la prima cosa che faccio è questa. In qualsiasi elemento flesso, in particolare se è internato, al posto del momento, introduciamo una coppia di forza, compressione, rotazione con un braccio con la coppia interna. Quindi se il momento è così, questa è la compressione, questa è la rotazione, questo è il braccio della coppia interna. Se non so altro, il braccio della coppia interna è 0,9 altezza utile, che chiamo o D o H, secondo me. Stessa cosa, uso gli elementi, e si apre perché cerca di aprirsi. Già che ci siamo, vediamo anche come funziona il nodo D. Il nodo B, stessa cosa, nel segno qua, grandone. Allora, il nodo B invece ha, le vibratine sono quelle sopra, mannaggia, devo, questo è ancora il nodo A. Il nodo B, fatto così. Allora, nel nodo B, vibratine superiori e a destra l'asse della pilastra. Vibratine superiori e a destra. Fibre compresse, diciamo, quelle che sono all'interno del telaio. Meno, meno. Però non stando che qui l'angolo resta 90 gradi perché il nodo è rigido, e qui le tende sono tese, compresse, qui ci dovrebbe essere una deformata a questa parte, e la colonna a questa parte. Questo è un nodo che, in gergo, si chiude. Questo è un nodo che si apre. Quindi, in particolare, qua ci sarà una trazione, qua ci sarà una compressione. Qui ci sarà una trazione, quindi ci sarà una compressione. Va bene? Dopo voi potete pensare, calcolare tutti i numeri, in modo tale che questi nodi strati siano equivalenti alle condizioni che sono conosciute. Allora, se guardo per esempio questo nodo, avrà, cerchiamo di vedere dove ci sono i quali puntoni. Allora, più compresso, il compresso, poi da sotto
mi arriva la compressione qua. Questi due puntoni, come se avessero una cerniera di acqua. Quindi abbiamo trovato la possibilità di mettere due puntoni in questo modo. Vediamo la parte tesa. La parte tesa è questa. La parte tesa è questa. Beh, qui la parte tesa abbiamo in un certo senso anche decidere noi come va a finire, nel senso che dipende da come siamo alle armature. Per esempio, se io scendissi un'armatura fatta così, mi prendo una barra da piego in questa maniera, è come se ci fosse più una certa barra questo bilancio, e la prima. Ovvio che la cerniera non c'è, ma c'è la mia, la cerniera non c'è. Bene, se è così, però mi mancano dei pezzi. E per esempio, è chiaro che se io tiro in questa maniera, da sopra e da sotto il mio orologio, questo si avvicina. Quindi ho bisogno, per esempio, per tenere distanziato queste due cerniere, di un elemento che sia compresso così. Beh, se è un elemento compresso, dice, oh, si materializza all'interno della struttura. Quindi, complessivamente, questo meccanismo può andare. Quindi, devo disporre la banca longitudinale, eventualmente tirarla, e in questa maniera qui si può fare questo punto. Basta. Va bene? Potrei scegliere anche delle configurazioni differenti, magari alternative. Per esempio, una cosa che potrei fare è anche questa. Supponiamo di mettere un'altra barra e piegarla qui e far scendere la barra così. In questo caso qui non si formano altri due, poi ci fossero altre due cerniere. Se ci sono altre due cerniere, siccome io tiro da questa parte, da questa, questa ci potrebbe avvicinarsi in questa maniera, questa ci potrebbe avvicinarsi in questa maniera. Per tenere distanti dovrei pensare un altro puntone, un altro puntone qua. Sono puntoni, comunque si possono materializzare per la caccia e tutto, quindi anche questa disposizione delle massive potrebbe andare bene. D'accordo? Adesso il fatto che, per esempio, in questo schema, arrivati a un certo punto, le forze dirette così. Se voi sintetizzate il meccanismo al massimo, queste due forze che puntano in questa maniera e le forze che puntano in questo modo, quindi ho bisogno di un pontone in diagonale sul vostro nodo. D'accordo? Potete usare solo questo schema, oppure copiarlo con questo. Questo è meno efficace perché la distanza è più piccola rispetto a questa. Queste distanza qui è più piccola di questa, quindi a un punto un braccio interno più grande se tirate l'angolo piuttosto che circolare. Guardiamo qua questo. Allora, questo è compresso, quindi pressione un attimo qua, e questa anche la fine da sotto, quindi qui teoricamente c'è una stradina. Vediamo invece le altre parti di questa, una cosa stessa, che è più stile. Possiamo aggiungere con questa, possiamo individuare questo qua. Allora, se voi siete, mettetevi quando ragionate sulla armatura, come se dovesse avere, l'ideale sarebbe avere uno spago, no? Una corda che faccia la sua attrazione. Se voi avete una corda, tiratevi qua. La corda segue questa cosa qui, la prima parte da qua. Come si sposta la corda? Cioè, qui si va, questo si allontana, la corda si sposta per prendere. Al limite, quando voi tirate tanto, la corda esce dall'acqua. Quindi c'è una fuoriuscita, quando voi tirate, alla parte dell'altra, della corda, ovvero quello che si dice una spinta a vuoto la natura cerca di essere di uscire perché la corda cerca di allinearsi, no? Questo bisogna impedirlo, non si fa impedirlo. Tipicamente se io per esempio metto le staffe così e così
oppure meglio ancora magari così. Se voi pensate, questa è la parte del acciaio, che è una parte che dovrebbe poter uscire da questa parte, se voi ancorate così la strappate in questa maniera, non può uscire. Quindi il nodo che si apre deve essere prevista una strappatura in questa maniera, per evitare la spinta a vuoto, e poi magari anche disposta ad agire in questa maniera. Magari non senza fare cose troppo artistiche, però ci deve essere questo richiamo, in modo tale che la corda non esca e non ci sia delle spinte. D'accordo? Quindi vedete, poi sono, qua ce ne sono tantissime altre, sono tutte soluzioni, diciamo, che possono essere calcolate con dei radici. Per esempio, come si fa a calcolare la strappa? Tutto questo è una di strappe, se lo calcolo con questo modellino qui. Con questo modellino. Quindi, se questo è 45 gradi e ho questa forza di trazione qui, questa forza di trazione qui, questa è la mia porta orizzontale, questa è la mia porta orizzontale, e l'equilibrio qui dentro, nelle staffe, quanto deve finire? Deve finire F per radice 2 su 2 per due volte, perché c'è anche la parte su. Quindi F per radice 2. Quindi se qui dentro c'è un'area di acciaio che va a 10 centimetri quadrati, complessivamente non saranno un certo numero di barre, sotto ci poniamo le stesse, qui tutte queste staffe complessivamente devono essere cm² di staffe. Divise, dobbiamo pensare, non è che metto uno staffone unico, non è che le posso mettere anche le 20, perché dopo ci stanno una vicino all'altra, devo trovare un modo con certi diametri, certa spaziatura che arriva a questi 14 cm. Va bene? Nelle regioni diffusive, voi ci pensate, tutti i modelli che abbiamo fatto sono basati solo sull'equilibrio, perché qui abbiamo considerato solo l'equilibrio. Quindi ovviamente si paga qualcosa sulle eventuali fessure, sulle azioni, eccetera. Però noi sappiamo che il problema strutturale sono diversi ingredienti, equilibrio, chiama costitutivo e congruenza. Noi possiamo anche nell'ottica dell'analisi di un buttare via congruenza e legame costitutivo, però l'equilibrio lo dobbiamo tenere. Va bene? D'altra parte, se non si fa così, non si può fare niente. No? Per esempio, una delle regole anche per tenere conto indirettamente della congruenza è questa. Rispetto a mettere un barrone unico, uno stappone unico con quest'area, se voi la infondete, distribuite su 5 barre, quest'arte, questo rende la cosa un po' più dolce, un po' più smooth, un po' più regolare, quindi automaticamente in un certo senso venite in conto alla congruenza. Voi violate la congruenza quando mettete gli incarichi sui risultati, quindi distribuite le armature, eccetera, la cosa diventa più dolce. Bene. Un'altra possibilità, per esempio, dopo sfruttatevi anche di pensare ad altre situazioni. Per esempio, un altro modo per affrontare la situazione è anche questo caso qui, l'ultimo esempio che facciamo insieme, è anche, per esempio, il pianista. Questo nodo che si apre. Se il nodo si apre, secondo voi dov'è che nascerà
saranno sicuramente una fessura. L'armatura si deve, l'armatura deve cercare di cucire le fessure. Quindi una disposizione saggia dell'armatura come può essere? La direzione della fessura è quella sta molto più della fessura mettendo la palla a questo punto. Quindi qui può andare bene una palla così. Dopo però bisogna pensare che è ancoraggio. Non è che sia ancora. L'ancoraggio, come ho considerato più con pressione, e più con pressione, dipende il ferro di un tiro non è più qua. Questo non è più qua. Questa ferro qui serve giusto a chiudere la fessura. E per esempio, come me lo faccio in questo schema? Posso che considerare questa, considero questa, quindi questa diagonale qui e questa, siccome ho una trazione qui e una trazione qui, se io le ribalto nella direzione della valle di armatura per giunto, ho questa componente, ovvero questa componente, e quindi qui dentro deve esistere questa componente qui della forza che vale questo F, questo qui vale questa componente qui che è F. Questa componente qui è perpendicolarmente la vostra fessura. Poi tipicamente ci saranno le armature, queste per esempio tese, queste tese, queste compresse, queste compresse. L'armatura questa qui, per esempio, potrebbe essere fatta rientrare fino qua, e dopo magari tirata in questa maniera. La quest'altra armatura qui può essere entrata in questa maniera, perché sia efficace qui, questa armatura qui deve essere efficace in questa sezione qui, questa armatura da qui in poi deve avere questa direzione ancoraggio dentro l'incettiva. Va bene? Da dove l'armatura deve essere efficace, qui, questa è l'efficacia dietro, di avere i 40 diametri eventualmente piegati per poter essere ancora. Va bene, con questo noi abbiamo chiuso oggi. Ci rendiamo conto che quello che abbiamo visto qui è soltanto proprio, se voi ci pensate, anche
pensate quasi a non dico un anno fa, ma fino a 9 mesi fa, quando tu le abbiamo viste la prima volta, le cose le hai viste tante. Cercate anche, come è stato qui nella scuola romana di tecnica, la professora Donia, è stata una materia ordinata anche in un certo progresso, progressiva complicazione, perché sono cose di più difficili. Cercate di ripercorrere, di farvi le idee chiare, di fare il percorso dall'inizio, riordinatevi le idee, d'accordo? E poi, come vedete, anche qui, alle volte anche io magari mi inceppo un attimo, perché non ricordo se sarà più oppure no. Quindi ogni volta bisogna anche riflettere, partenza sulla progetto e così via. Questa è la cosa più importante, bisogna riflettere su cosa si fa, intravedere la progressione delle azioni. Per esempio, come vedete, faccio un sacco di disegni. Poi prendete un sacco di, magari di carta di ciclo, quello che volete, fate un sacco di schermo. All'esame, il requisito per essere messo all'esame, l'oggetto di valutazione sono anche, come vedete all'inizio del corso, gli appunti ordinati. Bene, voi mi ordinate gli appunti. Se fate degli esercizi in più, me li mettete in fondo perché io li valuto. No? Questa parte che c'è l'internato, il sganciario. In questa maniera, mentre voi vi ordinate gli appunti, fate i disegni bene e così via, più che imparate a scrivere e a disegnare, quindi saprete come parlare con la vostra punto parte. E poi in questa maniera, in maniera diciamo indiretta o magari non coscia, inconsapevole, vi passate le cose e vi entrano in testa, si fissano nei vostri neuroni, vari concetti. L'esame è il 22 giugno, l'altro esame è il 11 luglio e come ce l'ho scritto io non posso spostare le date perché sono diciamo, delle aule che fanno scritto. E poi, giustamente, noi professori studiamo le date entro settembre del 2021, in modo tale che tutti abbiano chiaro il periodo. Ci sono spostamenti di cose così, in teoria non dovrebbero essere ammessi perché le date sono fissate una volta per tutte, in coerenza, a fine settembre. Poi io non posso spostare lo scritto perché dopo devo trovare un'altra aula, trovare un'aula giusta è già un problema. E poi non è giusto anche perché magari a voi magari vi stanno facendo un giorno prima o un giorno dopo, poi ci sono quelli degli anni precedenti, magari hanno altri impegni, altre cose, oppure si sono fissate che il 13 luglio partono per vacanze, perché sanno che in realtà sono fissate da un anno, quindi se le restano, e quindi così. Va bene? Perché poi magari soddisfo alcuni di voi e rendono felici gli altri. Quindi, invece, la data è quella, la dobbiamo sapere da settembre l'anno scorso, e non dopo così. Sull'orale sono un po' più flessibile perché lo posso fare anche in ufficio, non c'è bisogno di un'aula per tutti, quindi quello magari dopo vediamo con le scienze particolari. D'accordo? C'è qualcosa che dovete chiedermi? Oppure posso andarmi nel contento che non mi vedo più prima dell'esame? Probabilmente la settimana prima dell'esame, quindi adesso vedere anche poi i disegni, che sarà un ricevimento, magari vediamo le cose, e la stessa cosa magari prima di luglio, prima del secondo aperto. Va bene? Tutto quello che vi fate in appunti, esercizi, condividete, mettete in bella copia, mi raggiungete gli appunti e dopo ne tengo conto. Perché almeno vedo, valuto il vostro sforzo, il vostro tentativo di imparare. Arrivederci. A casa siamo a posto? Sì, grazie, arrivederci. Arrivederci.